benvenuti. Ruben il giro e Silvia Siramo, vai. Eccoci qua. Prego. Con che musica siete entrati? Chi l'ha scelta? Ah, l'avete scelta. L'ho suggerita io. Ah, ecco. Ha suggerita Ciccia, la musica del Masaniello. Ah. La ballata di Roberto di Roberto De Simone. Perché c'è sempre, c'è sempre Napoli, giustamente. No, allora. Devi sapere che io ho fatto Masaniello 40 e più anni fa. Possiamo fare un conto, perché sulle pagine su Twitter c'è scritto teatrografia parziale, cioè perché non si contano gli spettacoli. È stato lo spettacolo che mi ha lanciato. Certo, però allora vorrei, quindi non sai quanti spettacoli teatrali hai fatto? Bene, avrò fatti 200, che ne so. Solo. Cicci? Oh. Tantissimi anche. Sono 60 anni, cara mia. Una cosa di cui vado molto fiera, che non ho mai saltato una stagione. A parte il Covid. No, ma cioè, appunto, solo quella era forza maggiore, come quello si dice. Sì, siamo stati chiusi. Vorrei partire da Mariano con alcuni degli sceneggiati famosi che ha interpretato. Li rivediamo insieme e poi ne parliamo. Vai. Vediamo. A donne si va di notte. E a voi tocca andare a letto all'ora delle galline. Comandano madre e sorella. Bisognerà che portiate pazienza un altro anno. Le donne non ci stanno finché si accorgono che uno è attaccato alle sottane della mamma. Sono fatte tutte così. Gli piace chi è uomo. Io ho pensato di Anna le cose più terribili. L'ho creduta capace di azioni meschine, crudeli, di tradimenti. E ho paura di doverla incontrare di nuovo. Forse hai ragione tu, quando dici che la sto cercando soltanto per essere io ad avere il gusto di buttarla fuori dalla mia vita. Io racconto come fu che per Buddha e per Vaciù sentenziò quel tribunale una pena madornale istigato da Nanking. Erano il mulino del Po, dove Anna e Saturnino Farandola. Cosa avevano di speciale con gli sceneggiati, oltre a essere, diciamo, i primi della stagione televisiva del nostro paese? Beh, di speciale innanzitutto è che è stata una stagione felicissima, anche per il pubblico, intendiamoci, perché erano sceneggiati che in qualche modo arricchivano la cultura della gente. Nel Mulino del Po, tanti l'avranno conosciuto solo attraverso lo sceneggiato, per esempio, no? Dove Anna era un originale scritto apposta, però era il primo giallo lungo, perché durò la bellezza di 8 puntate e fu un ascolto. Avevate un conto degli ascolti all'epoca? All'epoca si aveva, infatti, dove Anna pare che sia stato il più seguito di tutti. Poi sai, sono quelle cose che ciascuno pro domo sua, insomma. E dove giravate? Ah, dove Anna giravamo a Roma, Mulino del Po a Milano. Dove Anna a Roma e molto anche in esterno. Poi c'era questa bellezza del bianco e nero, certo. Vedi com'è bello. E anche Saturnino è bianco e nero. Saturnino è stata un'occasione assolutamente unica. Cioè? Perché ci fu un periodo che, grazie ai direttori di allora, la sezione ragazzi, diciamo così, della TV era curata da una specialista, diciamo, che era Donatella Zigliotto, una persona molto in gamba, che scelse questo romanzo francese di Albert Robida, Saturnino Farandola. E bontà sua, se io avevo raccontato già delle favole per i ragazzi, eccetera, mi volle a fare Saturnino. Io mi divertii da morire. E penso che poi ogni puntata c'era una star. C'era, che ne so, Paolo Poli in una. C'era una compagnia fissa di base e ogni puntata arrivava una star, Paolo Poli, la Nicolodi, la Franca Valeri. Insomma, sono entrati un po'. Franca Valeri. Praticamente un po' tutti. Mi dai un ricordo di Franca Valeri? Ma con Franca Valeri abbiamo fatto compagnia, abbiamo recitato insieme. Ecco. Nel Balcon di Genè, con Sergio Tofano pure, che fu mio maestro, con la regia di Calenda. Ed era, secondo me, uno spettacolo... Ma non... lei com'era? Lei era straordinaria. Guarda. Racconta, persona... c'era un episodio, un aneddoto? Beh, aneddoti io non sono aneddotico, però... non ricordo queste cose, perché sai, tutto questo... La vita è complicata. Brava. E, no, ma Franca Valeri è persona... Testa straordinaria, una
intelligente. Intelligenza assoluta proprio, guarda, è una capacità di non perdere mai l'occasione di fare la sua battuta spiritosa. No, improvvisava? Tu pensa, a volte sì, perché certamente Le Balcone era un ruolo che lei non era abituata a fare, lei recitava solo le cose sue. Pensa che noi prendevamo, fai conto, il tè, lei cominciava a avere il suo problema di Parkinson, che le tremava la mano. Lei pigliava questa tazza di tè e diceva, cioè, stai ferma. Capito? Era la nostra. Guarda, ti vediamo con Monica Vitti, guardiamo quest'altra clip. Ah sì, questa è una rosa di campanile. Vieni. Ecco, ti ho riportato il pallone. Grazie. E dammi un bacio, mi hai fatto l'occhietto? No, era un tic. Come un tic? Dammi un bacio. No, è troppo. Sì, un no, bacio. Come è troppo? È troppo? Uno, un bacio solo. Ebbene sì. Ah. E mo? Chi si stacca? Io ero venuto su per un bacio, ma questo adesso quando finisce? E questo non si stacca più. È pazzo di me, dei miei baci. Se mi stacco io, mi muoio in braccio. Già è male. Oh, qua il tempo non passa, eh? La situazione è insostenibile. Anche perché io sto su un piede solo. Io non respiro bene dal naso. Mi sento soffocare. Certo, questi baci sono una condanna. E almeno passasse qualcuno, finirebbe questo bacio passionale. Almeno scoppiasse un incendio, che so, sarei salvo. Che peccato, stavamo così bene, era così bello. Beh. Ciao, eh. Ciao. Quando me ne ridai un altro? Vabbè, geniale, a parte con uno di noi quando bacia pensa delle cose, no? Sì. Cos'era questo? Questo è un pezzo di Campanile, di Achille Campanile. Ah, fantastico, bellissimo. Monica? Monica, straordinaria, purtroppo il mio rapporto si è fermato lì, però straordinaria. Vi debbo delle spiegazioni. Allora, cominciamo subito, che voi avete recitato insieme in Questa sera si recita a soggetto di Pirandello, Erano tutti figli miei di Arthur Miller e La dodicesima notte di Shakespeare. Brava, tutti e quattro. Tutti e quattro insieme. Sì, ok. Allora. Ah, sì. Silvia è figlia di Cicci e Edoardo Siravo. Esatto. Ok. Ruben esatto. È figlio di Mariano Regillo e di Maria Rosaria Torcia. Ecco qua. E diciamo così, voi due, Cicci e Mariano, vi conoscete a un certo punto della vita, però vi innamorate dopo. Com'è sì, andata? Ci siamo conosciuti nel 73. Ci siamo conosciuti nel 73 facendo Il matrimonio di Figaro. Io avevo già notizie di quest'attore, Mariano ha fatto qualche anno prima di me l'Accademia, di quest'attore bravissimo, famosissimo per una memoria da Pico della Mirandola. E insomma, poi me lo trovo come partner, lui Figaro e io Susanna. Debuttammo a Gardone e fu un'esperienza molto carina. Ognuno aveva la sua vita e tutto. Poi, e sono passati tanti anni, ci siamo ritrovati in vari lavori, e poi ci siamo rincontrati, beh, io ho avuto varie storie, cioè mi sono sposata con Armando Pugliese, compagni di Accademia. Questo matrimonio è durato 12 anni, stava finendo, praticamente era già finito, e ho incontrato il papà di Silvia, Edoardo Siravo, bello, giovane, travolgente. Molto più giovane di me e ho creduto bene. Molto più? Giovane di me. Di quanti anni? 11. 11 anni, hai anche fatto il marito benissimo. Ne pubblicità? Aveva 3. Solo Mariano è un po' più vecchio. Come mai è successo questo inconveniente? Pubblicità e dopo andiamo avanti. Allora, ricapitoliamo. Eravamo al momento in cui Cicci, perché Cicci? Cicci è responsabile mia sorella, siamo tre sorelle, io la più piccola. Tu sei Anna Teresa? Io sono Anna Teresa. Un nome sì. Molto più impegnativo. L'antisonante Anna Teresa. E appunto, siccome era un po' troppo, mia sorellina di 2 anni e mezzo più grande di me ha cominciato con Cicci e non me lo sono mai tolto. Ahimè, ho fatto dei tentativi, Anna, però per non dispiacere a mia mamma uso Anna Teresa, almeno in senso ufficiale. Ok, e quindi adesso la vediamo, Anna Teresa, La neve nel bicchiere, dove peraltro c'è anche il debutto cinematografico. Vediamo.
uno struzzo che abbiamo fatto venire dall'Africa per via delle piume. Ah, che bello! Me lo fai vedere? Lo struzzo? No, impossibile. È una bestia scontrosissima, non ama la gente. A proposito di bestie, tuo marito l'hai più rivisto? Mai, se Dio vuole. Mi è servita per il lancio. Una volta lanciata mi ha dato il gran nome che porto, Saint-Nigrès. Suona bene. Va benissimo, eh? Oh, ma si dà da fare il tuo struzzo. Sì, infatti, sarà meglio che vada a dirgli due paroline. Allo struzzo! Non ne vale la pena, resta qua. Un'altra donna? Oh, questo è troppo. E questo è lo struzzo. No, questa è la cassiera, fa finta di niente, una malattia nervosa, non par caso quello che dice. Susanna, Susanna, la prego, non facciamo scandali, si calmi. Come? Mi ha imbrogliata. Me lo poteva dire che stava con l'amante. Cosa? Signora, per chi mi prende? Sappia che io sono una cliente, sono qui per ordinare un vestito. E non me le venga a raccontare a me queste storie cretine. Come si permette? Ovviamente non era quella, ma non importa, diciamo, sbagliare, errare un po'. Sarto per signora. Senti, era sarto per signora. Questo. Mi racconti poi, allora, tu, quindi nasce Silvia. Nasce, dunque, sì. Tu ti innamori di questo giovine. Di questo giovine, bello, bravo, è un bravissimo attore, peraltro. E nasce Silvia. Nasce Silvia. E comincia il periodo più bello e più felice della mia vita. Perché sono riuscita, non per merito, ma per circostanze, per fortuna, a far conciliare, cioè a poter stare con mia figlia e a fare il mestiere che ho amato. Perché appunto non hai saltato una stagione. Non so, no, Silvia era sempre con me. Sempre con me. Ma come si sei innamorata di Mariano? Di Mariano è tortuosa. Perché tu ridi? No, io... Sì, ci fu una liaison così. Di affetto amorevole ancor prima che tutto accadesse e beh, eravamo ragazzi molto vivaci, tutto era molto libero, era la conquista proprio dell'amore senza costrizioni e poi ci siamo ritrovati in uno spettacolo, Mariano mi scritturò, che era l'Enrico IV e nacque questo amore che io definisco senile. Quanti anni avevate, scusami, no, senile? No, erano 20, quanti anni fa? No, vabbè, dai, è un 95, 96. Vabbè, insomma, quindi era, diciamo, un ritorno di fiamma, è stato? In un certo senso. In un certo senso. Avete capito che eravate fatti l'uno per l'altro? Sì. Questo, cioè, io lo dico a casa, chiunque ci ascolti, sappiate che potete anche rincontrare, diciamo, delle passioncelle fugaci, sì, di altri tempi e scoprire che invece, sì, perché state insieme da... Stiamo insieme da 25, 26 anni, bravi, 27 anni, bravi, sì. Ruben, la clip di Ruben, lo vediamo. Quale nel Maresciallo Rock e Mina Settembre. Oh. Ah. Il primo e l'ultimo. E strilli? Ma un po' di serietà. Tommy, ti sei arruolato pure tu, eh? Fermo là. Attenti, riposo. Attenti. Riposo! Correre da papà! Dei corso! Ma che bel carabiniero! Che bel carabiniero! Cappello, maresciallo! Non voglio solamente ascoltare, capire, indirizzare. E allora hai sbagliato mestiere. Dovresti ricominciare tutto da capo. Prenderti un'altra laurea. Devi fare un concorso. È una pazzia. Sì. Ma è una pazzia bella. Bella e coraggiosa. La domanda è, potevate scegliere di fare altro nella vita? No, eravamo condannati. Condannati è il termine giusto, sì. No, si poteva pure fare altro, però poi uno si trova e... E ci è andata così? Sì. Più o meno. Quando l'hai portato la prima volta sulle scene? Quando sei andato, no, la prima, vabbè, volta? Ma lui, in realtà, lui... Io volevo fare qualunque altra cosa. Veramente? Sì, qualunque, non lo so, di una cosa volevo fare. Vabbè, ma... però interessava la regia tra le cose. Allora mio padre disse, vabbè, vieni a vedere le prove, così. Vabbè, tu ci tenevi che lui andava. Beh, un po', te lo confessare, non, un po'. Vabbè, Ruba, non c'è ancora la storia che fa questa parte, leggila tu, la parte piccola ovviamente e giustamente. Facciamo, eh. Vabbè, non la devi, non la farai tu, però prova a dire più, che facevi testa, capito? Poi a un certo punto ti va di farla? No,
No, no, il fatto era, scusa, che un attore non si presentò alle prime lezioni. Vabbè, sì, una serie di e allora disse, Rubens, ti trovi, beh, gira tu, così andiamo avanti. Poi nel tempo questo attore non è venuto più e dice, se la vuoi fare qua la parte, se no... Ma tu ci tenevi che lo recitasse? Se non fosse stato dotato lo avresti comunque supportato? No, 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 io sapevo che era dotato. E da che lo sapevi? Insomma... Amore di papà. Amore di papà, amore di papà certamente, ma poi... Però è stato bravo a non fare, per esempio, siccome sei mio figlio facciamo Amleto e tu fai Amleto. Ecco, il primo spettacolo, sai, invece no, quello là dietro, là così, piano piano. Tu l'hai fatto Amleto? No, non l'ho fatto, del mio rammarico. Penso che lo conosca a memoria dalla prima all'ultima parola. Scusa, fammi il monologo qui da Amleto. No. Lo conosco a memoria. Poi, Massimo Troisi, l'attore che prende il premio, e ci dici neanche una poesia, una cosa. Certo. Senti, hai lavorato con Proietti, tu stai da teatro, sì. Tu allora parlami di Proietti e poi andiamo sul teatro. Gigi, che ti devo dire? Gigi, quella prima cosa che mi viene in mente di Gigi è che era forse uno dei più generosi che ho mai conosciuto, con i giovani soprattutto. Sì. Cioè era uno di quelli che ti dava l'indicazione, cioè faceva in modo, voleva fare in modo che tu risultassi più di quanto potevi risultare. Che insomma, vedi in televisione, chi? Chiaro. Che lo fa? Non lo so, io... Lui ci teneva suggerimenti. Cosa hai fatto con Proietti? Maresciallo Rocca 1, 2, 3. Ah, certo, tutta la serie. Poi La pallottola nel cuore 1, 2. Quindi sempre fiction. Sempre fiction. E sì. Invece Silvia, che hai detto eravamo condannati. Sì. Dopo ti vediamo la tua prima apparizione TV, ma sì. Insomma, potevi scegliere altro, cosa hai fatto? Quale... No. Mamma ha recitato fino al 9° mese di gravidanza, quindi diciamo... Eccola. E sono stata fin da bambina appunto sempre in tournée e quindi per me invece è stata la scelta proprio più naturale, ho conosciuto quello e per me la finzione scenica era qualcosa di molto quotidiano. Ma quando discutete tra di voi in famiglia, tipo a Natale, uno comincia con Amleto, l'altro finisce con Molière e poi dopo qualcuno esce con Pirandello? No, guarda mai. No. Beh, anzi, recitiamo solo in versi. Discutiamo in versi. No. E peraltro adesso sei a teatro con Carlotta Proietti. Esatto, con appunto la figlia tacchi di misti. Gigi. Tacchi misti al teatro Off Off. Ah, i grandi tacchi. Però qui è un pochino senza esagerare, esatto. E che di che cosa parla? Di cosa parla questa commedia? È una cosa molto divertente. Siamo quattro attrici, insieme a Carlotta, appunto, c'è anche Valentina Martino Ghiglia, Carla Ferraro, e ognuna di noi fa quattro personaggi femminili molto molto spiritosi. Siamo al teatro Off Off fino a domenica. È molto divertente, insomma, siamo felici. Parliamo col pubblico, è una cosa, una carrellata di donne spiritose e irriverenti. Senti, ti abbiamo vista prima con Feidò, sì. Sulla commedia di Feidò, sì. No? Con Lionello. Sì, con il grande Lionello. Il tuo il partner a teatro che più ti ha dato, eccetto Mariano, ovviamente. Sì, sì, lo dico con grande... No, non parliamo di registi perché ho avuto la fortuna di lavorare sia con Strehler che con Ronconi, quindi insomma le gare sarebbero difficilissime, però l'attore che ricordo con maggior gioia e nostalgia è Giulio Brogi. Giulio. Il grande Giulio Brogi, perché era appunto, come diceva Ruben di Gigi, era generosissimo, a volte trascurava il suo ruolo per aiutarci. Noi facemmo i rusteghi, essendo lui di Verona e nessuno di noi era veneto, e lui arrivò quasi impreparato. E poi tante cose, insomma, avrò fatto almeno 15 lavori con lui. E Mariano, invece tu hai ereditato da Luca De Filippo la direzione... Della scuola del Teatro di Napoli, che adesso non ho più però. E la cosa mi ha fatto molto, molto piacere, anche perché è una cosa che io faccio molto volentieri, perché con i giovani ci si mette in discussione. E tu, Nade, cosa c'hai di napoletano nella tua... Di Napoletano, ma con Napoletano io ho avuto un'avventura, perché andando in accademia mi ero preparato molto prima e avevo una bellissima dizione, perché non volevo che mi si scoprisse napoletano. E allora mi dicevano, sei triestino? Vabbè, comunque, saltato questo, improvvisamente incontrai Peppino Patroni Griffi, che venne a vedere uno spettacolo, Androcle e Leone, di Show, e poi passando davanti al mio camerino mi indicò e disse, noi lavoreremo insieme, e se ne andò. E poi mi chiamò per fare due atti unici di Viviani. E lui fu l'incontro con la lingua, che avevo abiurato in qualche modo, e scoprì quanto è meravigliosa.
e Peppino mi aiutò a scoprirla attraverso Viviani, mi insegnò a leggere Viviani, e da allora io ho fatto praticamente il napoletano solo Viviani. E certo, quindi non... Tranne una cosa di Eduardo, che è il Depretore Vincenzo, che è un lungo poemetto, che però io dico così in occasioni varie. Insomma. Allora, io adesso vorrei vedere La neve del bicchiere, dove appunto c'è l'esordio di Silvia, e poi dopo ci leggete una cosa importante che ci volete dedicare. Vai! È proprio brava la velina. Se questa mia sorella trovava marito, io sarei rimasto solo come un cane e voi non avreste l'infermiera. Beh, l'egoista che siete, Don Angelo. È vero, è vero. Allora, non vuoi proprio dormire, eh? Arrivederci, Mariena. Lascio qui la velina. Giorno, Don Angelo. Arrivederci, Fonso. Riverisco, signor parroco. Se volete andare di sopra ad Aligio. Che belli che siete, Mariano Riggillo, Natalia Sarossini, Ruben Riggillo e Silvia Siravo nel finale di Prima di Silenzio, Prima del Silenzio di Padroni Griffi. Prego. Abbiamo preso parte a tutti i naufragi. Abbiamo preso parte a tutte le rovine. Abbiamo preso parte a tutte le cadute. Ma il naufragio delle parole ci trova ancora una volta impreparati. Partecipammo a crolli non previsti. Partecipammo a inconsapevoli stermini. Partecipammo all'olocausto di generazioni intere. Partecipammo senza condividerlo al destino dei vinti. Partecipammo muti al genocidio dei popoli ribelli. Con un'alzata di spalle bruciammo i libri. Con un'alzata di spalle bruciammo i ghetti. Con un'alzata di spalle bruciammo i giovani cosparsi di benzina. Con un'alzata di spalle bruciammo le idee che non ci fecero più comodo e quelle che avevamo troppo amato. Ma ci restavano le parole. Parole anche colpevoli di fare dei proseliti. Parole da impedire la morte del passato. Unico testimone che ci dichiara vivi. E non pensammo che le parole nate innocenti potessero essere manovrate. Perdono per la parola sbagliata, per la parola male usata. Perdono per la parola carpita, per la parola che seduce. Per la parola colta che ha confuso gli innocenti. Per la parola povera che ha fallito negli intenti. Non le fate colpevoli, non le accusate, piuttosto condannate chi ha lucrato con esse, chi ha detto e non doveva dirle quelle parole. La morte della parola ci costringe al silenzio. Ogni uomo che muore risorge in un altro che nasce. La parola che non trova asilo nella bocca dell'uomo è già la morte, senza resurrezione. Senza resurrezione. Grazie davvero, quanto ne abbiamo bisogno di queste parole, bellissimo. Vabbè, dai, io ti mando utili per questo intero con me. Le lo studierò con grandissimo piacere, anche perché in questi giorni di parole ne sentiamo tante e sono spesso parole o sciocche, inutile, o violente. O violente o anche politiche. Ne abbiamo bisogno, no, abbiamo bisogno di politiche, di parole di politica scritte bene, sì, dette bene, ma non diciamo di quello che ascoltiamo in questi contesti di guerra. Grazie davvero, abbiamo bisogno del teatro, grazie per essere stati con noi.